Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Come sempre, grazie di seguirmi. Oggi parliamo di grasso viscerale. Questo video mi è venuto in mente mentre ero a Cuba in vacanza ed ero lì che camminavo avanti e indietro sulla spiaggia e mi guardavo in giro. Cuba, per chi non lo sapesse, ha tantissimo turismo, Canada, paesi del Nord America, no? Il livello di questi soggetti era veramente, secondo me, un livello fisico veramente penoso, penoso. Vedevo solo passare persone in forte sovrappeso e soggetti obesi, persone con delle panze enormi, proprio panze dovute alla cattiva alimentazione, al bere tantissimi, personalmente penso alcolici, perché incominciavano la mattina e finivano la sera, e pochissima attività fisica. Uomini e donne, soggetti dai 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni. Erano veramente persone di 100 kg e più, ma tante, tante, tante. Faticavo a vedere, a trovare persone con un minimo di decenza fisica. Ecco qua, io non ce l'ho con quelli che sono fuori forma fisica e li voglio denigrare, ma voglio portare all'attenzione le problematiche che questi soggetti avranno nel percorso della loro vita. Sono persone malate, perché tutto questo gonfiore addominale, quando vedete questi soggetti, ma quest'estate andrete in spiaggia, guardatevi in giro, vedrete tantissime persone che hanno questa conformazione, magari le gambe anche magre, ma hanno un addome prominente che vi sembra quasi di vedere una donna incinta, no? Hanno questo addome prominente, al tatto anche molto duro, grasso sottocutaneo che andiamo a staccare con le dita, non eccessivo, ma un addome con una circonferenza addominale molto molto alta. No, questo è il grasso che si va a depositare all'interno della cavità addominale, che si chiama anche grasso addominale o grasso viscerale, e va a, diciamo, a riempire le cavità dove risiedono proprio le viscere e i nostri organi vitali. Questo grasso viscerale è molto pericoloso, perché nuoce gravemente alla salute, perché si è visto che quando questo grasso incomincia ad avere delle quantità importanti intorno ai nostri organi, va a compromettere la nostra salute, andando a portarci delle malattie quali il diabete, quali disturbi cardiocircolatori, ma va a intaccare anche a creare problemi al cervello, perché può generare ictus e malattie come l'Alzheimer, eccetera eccetera. Senza dimenticare che pesiamo di più, tutto il peso grava sulle articolazioni, quindi questi soggetti molto probabilmente risentiranno anche di problematiche alla schiena, problematiche alle anche, alle ginocchia, eccetera eccetera. Sono soggetti che a un certo punto avranno difficoltà a fare qualsiasi attività motoria, anche da una semplice camminata, perché avranno mille problemi. Tutto questo dovuto a che cosa? Poco movimento, cattiva alimentazione e, in questo caso, soggetti di tipo straniero, tantissimi alcolici vanno a bere. No, tutto questo crea un quadro di deterioramento fisico incredibile. Quello che voglio dirvi con questo video, perché poi negli anni tanti mi hanno chiesto: ma come si fa, come faccio a migliorare? Ecco, qua bisogna solo incominciare a mettere l'ABC delle buone norme, sia alimentari che di attività fisica. Quindi non dovete fare chissà quale dieta restrittiva, dovete solo incominciare a scegliere cibi genuini, incominciare a muovervi anche ogni giorno e far sì che queste due componenti vi accompagnino per tutta la vita. Il peso calerà, il vostro grasso viscerale calerà, perché anche chi pensa, poi al giorno d'oggi si pensa sempre di risolvere tutto con la chirurgia estetica. No, la chirurgia estetica va bene per il grasso sottocutaneo, ma con il grasso viscerale non va così bene, quindi non serve niente, dovete mettervi a mangiare bene, dovete mettervi a muovervi. Nessuno può fare questo lavoro per voi, perché non potete anche pagare un chirurgo plastico, ma non potrà fare nulla per voi, non può andare intorno agli organi a togliervi, a grattarvi il grasso che avete intorno agli organi. Quindi dovete mettervi voi a lavorare sul vostro fisico, altrimenti lo mettiamo in conto, a un certo punto la vostra aspettativa di vita calerà, ma il vostro quadro generale di tutta la vostra vita sarà in discesa, ok? Andrete ad avere un invecchiamento molto precoce, con tante probabilità di incorrere in qualche problematica seria nel corso degli anni. Ed è così che succede, basta guardare qualsiasi statistica per vedere le persone che hanno disturbi di grasso viscerale come hanno delle vite, delle aspettative di vita molto corte, per tutti i problemi che vi ho detto. Quindi anche voi, quando vedrete sulla spiaggia, vedrete questi soggetti con questo quadro generale, che poi
ovviamente vedete che è tutto il fisico che hanno, è veramente un maltrattamento di anno dopo anno che facciamo al nostro fisico. Tipico, no? Degli uomini si notano questi omoni con questi pancioni, si vedono anche ormai che non ci sono neanche più i pettorali, ma il petto è ormai molto cadente, c'è un deposito maggiore di grasso anche a livello di pettorale, quasi a formare delle tettine. Questa dimostrazione come il quadro generale che si è andato a creare anno dopo anno ha cambiato anche l'assetto ormonale del nostro fisico, andando a abbassare i nostri livelli naturali di testosterone e andando ad accumulare anno dopo anno sempre più grasso. L'inattività fisica e il mangiar male nuocciono gravemente alla salute. Io cercherò col mio canale, grazie anche al vostro aiuto, di fare questi video per cercare di aiutare le persone a rimettersi in forma. In questi anni ho visto tante persone che ce l'hanno fatta, quindi se tu stai guardando questo video perché vuoi capire come andare a ridurre il grasso viscerale, quello che devi fare è semplicissimo: devi metterti in azione, devi metterti in azione, scegliere buon cibo, incominciare a muoverti e vedrai che giorno dopo giorno riuscirai a riguadagnare la salute che stai perdendo. Io spero che anche questo contenuto possa aver aiutato qualche persona che magari si trova in una situazione particolare, e se è così, mi raccomando, spolliciate, continuate a seguirmi e ci si vede alla prossima. Ciao ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!